questa, tau è una costante di tempo RC. Questa equazione va risolta per ogni t maggiore un certo istante, maggiore uguale un certo istante iniziale t con 0, in cui fissiamo il valore iniziale della tensione sul condensatore. Questo è tutto ciò che abbiamo detto l'altra volta, così come l'altra volta abbiamo scritto l'espressione generale della soluzione un C di T, vi ricordo qua, ok? Questo è quello che abbiamo detto l'altra volta, quindi prendo l'abbrivio da tutto. Vi ricordo che VCP è un'integrale particolare dell'equazione completa, quindi come tale dipende dal generatore. E anzi, abbiamo visto che sotto alcune ipotesi possiamo identificare VCP come la soluzione di regime del circuito che abbiamo definito, se io ora il limite per t con 0 e t meno infinito della soluzione, ammesso che questo limite esista e sia indipendente dal valore iniziale. Okay. Bene. Questo è quello che dicevo l'altra volta, quindi prendiamo spunto da qui per andare avanti. In particolare, quello che ci rimane da specificare qui è sostanzialmente il valore di VCP, perché tutto il resto sono questioni, diciamo, assodate. Questa è la funzione esponenziale, tau l'abbiamo definito, Q0 è il valore iniziale, e così benissimo. Allora, dobbiamo trovare VCP, che come detto dipende dal generatore, può essere interpretato come la soluzione di regime. Allora, noi siamo interessati a due situazioni di possibili regimi: il regime costante, che studiamo oggi sostanzialmente, e il regime sinusoidale, che sarà oggetto delle lezioni che verranno, quelle di questa settimana e anche le successive. Sono i più importanti dal punto di vista tecnico, perché sono quelli che le soluzioni di regime che si manifestano con maggior frequenza nelle applicazioni di interesse pratico, interesse tecnico, industriale o anche al di là. Allora, che cosa vuol dire una rete a regime costante? Allora, noi diremo che una rete è a regime costante quando tutte le grandezze circuitali di questa rete, tensioni e correnti, sono costanti nel tempo. Il voto si dice. Quando è che si arriva ad una soluzione di regime costante così definita? Beh, la prima cosa che dobbiamo verificare è che tutti i generatori della rete, i generatori di tensione e di correnti indipendenti, devono essere costanti nel tempo, cioè devono erogare tensione e correnti costanti nel tempo. E in effetti, se ci pensiamo, la tensione e le correnti dei generatori sono delle particolari grandezze circuitali, quindi se tutte quante devono essere costanti nel tempo per arrivare al regime costante, anche quelle devono essere costanti nel tempo. Quindi la prima condizione da verificare è che i generatori siano costanti nel tempo. Le altre condizioni le vedremo adesso che andiamo a risolvere il problema. Quindi adesso che facciamo? Prendiamo questo circuito, supponiamo i dt costante nel tempo e vediamo cosa succede alla soluzione, per poter dire qualche cosa di più sensato su questa soluzione di regime costante. Okay? Allora, che vuol dire costante e dt? Beh, ricordiamoci che noi stiamo risolvendo un problema di valori iniziali per t maggiore o uguale di t con 0. Okay? Quindi costante significa, ovviamente, con un valore, il generatore deve avere un valore costante in tutto l'intervallo di mio interesse, per ogni t maggiore o uguale di t con 0. Nulla dico rispetto a quel che accade prima, perché per me, diciamo così, dal punto di vista di questo circuito, il mondo inizia a t con 0, prima non so cosa c'è, è tutto riassunto dalla variabile di stato. Allora, mettiamoci nel caso semplice in cui t con 0 è pari a 0, quindi inizio a t con 0 pari a 0, e suppongo che il valore della condizione iniziale che pongo in questo istante sia pari ancora a 0, quindi il caso più semplice posso immaginare. Il generatore di tensione è di t, che aspetto avrà?
Allora, se questo è l'andamento T e questo è il T, allora T con 0 coincide con questo istante qua. Prima di T con 0, cioè prima di 0 non mi interessa nulla, dopo di T uguale 0 il generatore è pari a una costante pari a E grande, per esempio. Questa è la situazione che voglio studiare, d'accordo? Vediamo un po' di che stiamo parlando. Allora, dobbiamo trovare l'UCP, cioè questa integrale particolare, supponendo E di T uguale a una costante grande per ogni T maggiore o uguale a 0. D'accordo? Questo è l'UCP. Allora, come faccio a trovare il termine VCP, che sarebbe la soluzione di regime costante? Quella a cui voglio arrivare, no? Allora, posso fare in vari modi. Il primo modo è il seguente. Guardo questa equazione. Il termine noto diventa una costante. Ebbene, io cerco un'integrale particolare che abbia la stessa forma, tra virgolette, del generatore. Che cosa ci sto dicendo? Il generatore di tensione è costante? Sì. Allora io cerco una soluzione particolare che sia anch'essa costante nel tempo. Se è una cosa molto ragionevole, e vedremo adesso che effettivamente ne troveremo una. A noi basta una di queste soluzioni, poi tutto funziona come sappiamo. Quindi noi cerchiamo come soluzione di VCP, come termine VCP, una costante, perché il generatore ha una faccia di una costante. Quindi imponiamo VCP di T pari a una costante, chiamo T grande, e impongo che questo valore di costante soddisfi l'equazione, per dire che è una soluzione particolare dell'equazione. Allora lo metto qui dentro. Ok? Beh, qui è facile andare avanti, perché se io imposto che VCP sia pari a una costante, sempre l'intervallo di interesse, sempre per T maggiore o uguale a 0, non lo ripeto sempre perché sennò non sto a perdere tempo, anzi ci siamo così. Poiché è una costante, questo VCP, dovendone fare la derivata, questa risulterà pari a 0, evidentemente. E quindi, semplicemente, la quantità V uguale E grande soddisfa l'equazione di partenza. Quindi, la costante E grande, pari cioè al valore di tensione erogato dal generatore, è una particolare soluzione dell'equazione completa. Ok? Che coincide, come abbiamo detto, con la soluzione di regime costante a questo punto. Beh, quindi l'ho trovata molto semplicemente. Sostituendo qui dentro, che cosa ho? Questa è l'espressione generale. In questo caso particolare, qui mi sono messo. Questo è il risultato. Allora, VC di T uguale, al posto di V0 ci metto 0, al posto di VCP ci metto E grande, no? Tutto qua, quindi questo è pari anche grande, quindi abbiamo meno 0 meno E grande per E elevato, scusate, qui me l'ho dimenticato, pardon, questa è la T meno T con 0, qui me l'ho dimenticato di indicare l'istante iniziale. Comunque T con 0 è pari a 0, quindi poco male. Questo qua, se è elevato a meno T sul tavolo, più VCP che è ancora pari a grande. Ok? Ho sostituito i vari valori dentro con l'espressione generale. Ossia, VC di T uguale E che moltiplica 1 meno elevato a meno T sul tavolo. Allora, prima di andare avanti sull'analisi di questa funzione, cosa che faremo fra un minuto, vi voglio anche segnalare un altro modo di trovare VCP. Un modo è questo qua, cioè imporre che esso sia pari a una costante, metterlo nell'equazione e garantire la validità dell'equazione. E abbiamo trovato questo risultato. Un altro modo di operare è questo che ora vi propongo, di usare una rete, un circuito, equivalente a quello di partenza ai soli fini del calcolo del regime costante. Mi spiego meglio.
Questo è il circuito vero di partenza. Io considero un circuito, diciamo così, finto, come posso dire, diciamo teorico, va, che equivale al primo, quello vero, solamente ed esclusivamente se sono interessato al calcolo della soluzione di regime costante. Come è fatto questo circuito? Allora, questo è fatto in questo modo. Il generatore di tensione si suppone che eroghi una tensione costante. Ok? Il resistore è quello che è, lo lascio inalterato. Al posto del condensatore, che cosa ci metto? Poiché io sono interessato alla soluzione di regime costante, sono interessato a una situazione in cui, per definizione, come abbiamo detto prima, tutte le grandezze sono costanti nel tempo. Il che vuol dire che il condensatore, vi ricordate, si comporta come un circuito aperto. Vi ricordate questa cosa che abbiamo detto quando abbiamo introdotto il dipolo? Quando le grandezze sono costanti nel tempo, il dipolo condensatore si comporta come un circuito aperto, perché quando faccio I con C uguale C del VC in DT, del VC in DT è pari a 0, quindi I con C pari a 0, circuito aperto. Quindi questo è un circuito, è un circuito finto, ripeto, perché quello vero c'ha il condensatore chiaramente, ma è un circuito che è equivalente a quello di partenza se io voglio calcolare la soluzione di regime costante. Questa è UCP, la soluzione di regime in questo caso costante. Ok? Chiaro come viene fuori? Io ho semplicemente lasciato in circuito aperto il condensatore. Se avessi avuto un induttore, avrei fatto dualmente l'operazione di sostituire l'induttore con un cortocircuito. Allora, in questo caso, fatelo per esercizio sempre questa dualità. Allora, in questo caso vedete immediatamente che se io risolvo questo esercizio, poiché qua ci ho messo un circuito aperto, qui non circola corrente, e la tensione VCP è pari proprio ai grandi. Esattamente quello che ho trovato qui. Vedete? Quindi, se io voglio trovare la soluzione di regime costante in termini, diciamo, circuitali invece che matematici, posso usare quel circuito in cui sostanzialmente quello che io faccio è considerare tutti i generatori come eroganti una tensione corrente costante. I resistori li lasciano alterati e i condensatori sono sostituiti da circuiti aperti, gli induttori da corticircuiti. Quello è un circuito che è equivalente a quello di partenza ai fini del solo calcolo della soluzione di regime costante. Ok? Qui, o matematicamente, cioè tramite l'equazione, o circuitalmente, riesco a trovare questa soluzione di regime costante. La metto qua dentro e questa è la soluzione. Allora, commentiamo adesso il risultato a cui siamo arrivati. Allora, se io volessi fare il grafico di questa funzione, che cosa troverei? Beh, quando lo disegnerò stesso qui sopra, quindi qua ci metto anche un cinto, così apprezziamo meglio le cose. Allora, quando t uguale 0, questa funzione vale 0, d'altra parte la condizione iniziale è nulla, quindi io parto da qui. Ok? È una della condizione iniziale un po' buona. Quando t tende a più infinito, che cosa accade? L'esponenziale tende a meno infinito, l'esponente dell'esponenziale tende a meno infinito. C'è meno. Quindi l'esponenziale tende a 0 e quindi vc di t tende al grande. Se la graficassi questa funzione, avremo un andamento di questo tipo, con un asintoto in grande, quindi questo è vc. Vabbè, l'ho già scritto, non sarei pasticcioso. Ok? Bene. L'asintoto è chiaramente un concetto matematico, come ben sappiamo, ben preciso. In pratica, noi significa che purché avanziamo sufficientemente con il tempo, riusciamo ad avvicinarci in maniera indefinita all'asintoto, cioè la distanza tra la funzione e l'asintoto risulta piccola a piacere. Bene, noi siamo però ingegneri, vogliamo cercare di interpretare in maniera un po' più concreta, un po' più pratica, questa questione dell'asintoto. Allora, se io osservo la soluzione VC a un istante t cappello pari a 5 volte tau, quindi tau, ricordo,
è una cosa che ha dimensionalmente le dimensioni di un tempo, si misura in secondi. Beh, quindi prendo un tempo di cappello pari a 5 volte tanto. Allora che cosa succede? Vc a questo istante qui sarà pari a E che moltiplica 1 meno E elevato a meno 5 tau su tau. Al posto di T cappello ci ho messo 5 tau. Ok? Ovvero E che moltiplica 1 meno E elevato a meno 5. Se andassi a fare il calcolo, proprio con la calcolatrice di 1 meno E elevato a meno 5, via la calcolatrice lo può anche fare, questo viene 0.993, se non mi ricordo male, per E grande. Questa parentesi viene 0.9. Provate a fare, insomma, questo viene. Che cosa vuol dire ciò? Vuol dire che mi discosto dall'asintoto a questo istante di tempo di una quantità che è meno dell'1%, siamo sul 6-7 per mille, assoluto, vedete? Dal punto di vista ingegneristico possiamo ritenerci, tra virgolette, soddisfatti. È come se noi dicessimo che dal punto di vista ingegneristico, dopo 5 volte tau, è come se avessi raggiunto l'asintoto, perdonatemi questa espressione matematicamente inconcepibile, chiaramente, perché l'asintoto non si raggiunge mai, però dal punto di vista ingegneristico non riesco più a apprezzare la differenza fra la curva e l'asintoto stesso. Quindi questo potrebbe essere 5 tau per capirci. Okay. Questo ci fa capire una cosa, che la quantità tau mi quantifica in qualche modo, la rapidità con cui questo asintoto viene raggiunto. Cioè se io ho un circuito che ha una costante di tempo tau di un millisecondo, allora dopo 5 millisecondi la curva ha raggiunto l'asintoto nel senso preciso che dicevamo prima, in 5 millisecondi appunto. Se la costante di tempo fosse 10 millisecondi, il circuito ci metterebbe 50 millisecondi a raggiungere lo stesso valore, cioè sarebbe più lento, diciamo così. Quindi la costante di tempo si chiama in questo modo perché mi quantifica in qualche modo, diciamo così, l'inerzia di questo circuito, cioè quanto velocemente questo circuito riesce a raggiungere la sintesi. Oh, vi faccio osservare questo. Osserviamo e diciamo apprezziamo la differenza rispetto ai circuiti statici. Se io avessi un circuito statico, cioè un circuito che insegno qui, ce l'hanno questo. Questo tipo, ok, al posto del condensatore ci ho messo un altro resistore, quindi questo è un circuito lineare statico stavolta. Se io avessi un generatore fatto così, ok, che vale è grande per t maggiore di 0, come sarebbe la tensione sul resistore R con C? Facendo il partitore sarebbe ad essa proporzionale, quindi sarebbe una cosa del genere, C. In altri termini, per un circuito lineare statico, se io accendo il generatore, il circuito lineare statico risponde immediatamente, subito si accende anche la tensione sul resistore RC in particolare, risponde subito, istantaneamente. Viceversa, se ho un circuito con un condensatore, il condensatore ci mette un po' di tempo ad adeguarsi a questa nuova situazione, non risponde istantaneamente, ha una certa, come vi dicevo prima, inerzia nel rispondere. Questa inerzia è quantificata appunto dalla costante di tempo e quindi dalla capacità, come vedete, del condensatore, oltre che alla resistenza del resistore al suo tempo. Bene. Ok. Bene. Allora, prima di fare qualche altro ragionamento voglio completare. Allora, questo fenomeno che noi abbiamo studiato, questo qui, ricordate su questa lavagna, si chiama anche processo di carica del condensatore. Perché processo di carica del condensatore?
Perché io parto da una situazione di tensione zero sul condensatore, quindi come si dice il condensatore scarico, ricordate la tensione è collegata all'energia posseduta dal condensatore, quindi dire che la tensione sul condensatore a T uguale a zero è zero, significa che il condensatore è scarico nel senso che non ha energia immagazzinata al suo interno. Dopodiché cosa faccio? Accendo il generatore, diciamo così, il condensatore si carica, ovvero la sua tensione aumenta fino a raggiungere il valore asintotico nel senso approssimato di detto prima, e quindi fino a raggiungere un certo livello di energia che sarà un mezzo C E al quadrato, no? L'energia finale del posseduto dal condensatore al termine di questo processo di carica sarà un mezzo C, dovrei mettere VC al quadrato, no? In questo caso mezzo C E al quadrato al termine del processo, perché al termine del processo VC sarà praticamente arrivato al valore asintotico, ok? Quindi io carico il condensatore da livello 0 di energia a quel livello di energia dato lì. Quindi, e chiaramente è il generatore che fornisce questa energia al condensatore, oltre che al resistore. Quindi ho caricato il condensatore. Il processo inverso è chiaramente il processo di scarica, che adesso andiamo a studiare. Allora. Allora, in pratica che cosa sto dicendo? Sto dicendo questo. Allora, questa è l'asse del tempo. Allora, supponiamo che io abbia prima studiato il processo di carica, quello che ho fatto prima, no? Quindi la tensione a una cosa del genere. Aspetto un tempo sufficientemente lungo rispetto alla costante di tempo, diciamo che in T con 1 è almeno 5 volte tau, abbiamo detto, per raggiungere, tra virgolette, l'asintoto. Questa è il T, VC di T sempre, questa è la grande. Allora, a T con 1, dopo che ho fatto la carica, quindi ho aspettato un tempo sufficientemente lungo, ok? Spengo il generatore, cioè lo riporto a 0, quindi I di T varrà 0, quindi da T con 1 in poi e di T è pari a 0, quindi adesso sono interessato a risolvere un C di T per ogni T maggiore o uguale di T con 1, ok? Quindi sto studiando un'altra situazione adesso in cui un C di T interessa in questo intervallo 1 maggiore o uguale di T con 1 e di T uguale 0 per ogni T maggiore o uguale di T con 1. Quanto vale VC a T con 1? Allora, qui dobbiamo stare attenti. Perché in realtà, poiché io risolvo per ogni T maggiore o uguale di T con 1, a me serve il valore, se ci pensate, T con 1 più, cioè il limite da destra in T con 1, perché io risolvo da T con 1 in poi. Quindi a me serve il valore a T con 1 limite da destra, come si chiama VC di T con 1 più, ok? L'istante T con 1 però è un istante in cui il generatore di tensione è di T, è un generatore discontinuo, perché a T con 1 sinistro vale E grande, a T con 1 destro vale 0, vedete, no? Il generatore è di T, è discontinuo. Di sotto VC di T con 1 più lo riscrivo un po' più grande, VC T con 1 più, questa è la condizione iniziale che mi serve. Ora il generatore di tensione è discontinuo in T con 1, ma la tensione sul condensatore quella è obbligata a essere una funzione continua del tempo, questa è una cosa che abbiamo dimostrato la settimana scorsa. È un vincolo teorico, quello legato, vi ricordate, all'assenza di impulsi e così via, è un vincolo teorico quello che mi garantisce che VC di T con 1 più, cioè la tensione, la condizione iniziale sulla tensione che mi serve, è uguale a VC di T con 1 meno.
continuo, questo significa linee della destra e linee della sinistra sono uguali. Quindi, benché le altre grandezze circuitali possono anche essere discontinue, come è il caso per esempio della tensione sul condensatore, noi siamo garantiti della continuità della variabile tensione sul condensatore per motivi energetici che sono quelli che abbiamo visto la volta scorsa. Quindi noi sappiamo teoricamente che questo deve valere, ma questo valore adesso lo conosciamo, perché adesso mi sono spostato da qui. Poiché io suppongo di aver raggiunto l'asintoto qui, a D1- questo valore è proprio pari a grande. Lo conosco. Quindi la continuità delle variabili di stato, in particolare la continuità della tensione sul condensatore in questo caso, mi permette di trovare la giusta condizione iniziale di questo circuito, cosa che altrimenti non potrei fare. Quindi capite l'importanza anche pratica di quella questione teorica che vedevamo la prima. Senza questa garanzia non potremmo sapere qual è la condizione iniziale applicata, quindi non potremmo risolvere il circuito. Per fortuna c'è questa proprietà generale che ci viene in conto. Quindi a questo punto sappiamo tutto, sappiamo quanto va il generatore, sappiamo la condizione iniziale, possiamo risolvere il problema, cioè prendere questo e scrivere la soluzione. Quindi per ogni t maggiore o uguale a t con 1, questa è l'espressione, luce di t uguale. Allora, al posto di V con 0 ci metto la condizione iniziale e grande. Poi VCP. Allora, in questo caso il generatore e spegne. Io sto risolvendo in pratica questo circuito qua. Il generatore eroga tensione 0 per t maggiore o uguale a t con meno sempre, no? Quindi può essere sostituito da un cortocircuito. Questo quindi è un circuito in cui non ci sono generatori, il generatore è spento. Quindi anche la soluzione VCP è 0. Mi trovate? E qui come t fosse 0, quindi questo è un'equazione puramente omogenea. Quindi VCP non c'è. Quindi qui non ci devo mettere niente. È elevato a meno t meno t con 1 su tau. Ancora più 0, perché VCP è elevato a 0 in questa situazione, in cui non c'è il generatore. Questa è la soluzione del circuito. Ok? Come la disegno? Beh, è un esponenziale decrescente, valgono considerazioni analoghe a quelle fatte prima, troverò una funzione che va a 0 in questo modo, anche qui asintoticamente a 0, e tau, la costante di tempo, mi dice dopo quanto tempo viene raggiunto l'asintoto come al solito. In altri termini, dopo 5 volte tau, immaginando che questa ampiezza sia 5 volte tau, questa curva è praticamente indistinguibile dal zero, nel senso che il valore che si raggiunge è meno dell'1% del valore iniziale. Ok? Quindi è una cosa del genere. Questo è il fenomeno di scarica del condensatore, perché a questo punto il condensatore cede la propria energia al resistore. Ok? E infatti questo lo possiamo vedere, questo calcolo magari facciamo. Allora, questa è la tensione V con C, questa è la corrente con C, quindi adesso sto facendo. Calcoliamo un attimo la corrente, poi vi dico cosa facciamo. C, allora devo fare la derivata di questa funzione C per E, questo è pari a meno 1 su tau E elevato a meno T meno T con 1 su tau. Ok? Ho fatto la derivata, ricordando che tau è pari a R per C. Questo è pari anche a E diviso R, col segno meno, elevato a meno T meno T con 1 su tau, no? Ho fatto una semplice derivata. Tau è pari a R per C. Allora, adesso voglio fare l'energia assorbita dal resistore nell'intervallo T con 1 più infinito. Quindi
di tutto il fenomeno che ho chiamato di scarica, proprio per verificare quello che significa scarica. Allora, facciamo questo calcolo. Devo fare l'integrale tra tipo lungo più infinito della potenza assorbita dal resistore, ovvero R per la corrente con C al quadrato. Vi trovate? Questa è l'energia assorbita dal resistore, l'integrale della potenza. Allora, a che cosa è uguale questo? Allora, R, lo metto fuori una costante, al posto di con C al quadrato ci metto il quadrato di questo. Quindi viene E quadro su R quadro per l'integrale tra per l'integrale tra t con 1 più infinito di e elevato a meno 2 t meno t con 1 su tau, quindi ho fatto il quadrato qui, quindi ho moltiplicato per 2 l'esponente, quindi qua c'è un fattore 2. Trovate? Okay. Allora, quindi vieni E quadro diviso R, ho semplificato. Allora, a questo punto io chiamo X la variabile T meno T con 1, anzi diciamo 2 T meno T con 1 diviso tau. Chiamo X questa quantità. Allora, quindi che cosa ho? Ho l'integrale di E elevato, andiamo fuori spazio, integrale. Cambio variabile a questo integrale, quindi qua viene elevato a x, ok? Allora, dt rispetto a dx è pari a mettiamoci anche il segno nano, così mi risulta un po' più semplice. Ecco. Allora, x quindi è pari a meno 2 t meno t con 1 su tau. Quindi qua ci metto x, qui ci metto dx e qui ci metto meno tau mezzi, no? Faccio il cambio di variabile fra x e x e t, no? Quindi se x è pari a questa quantità, dx e dt sono legati da questo fattore qui. Ok? Gli estremi di integrazione adesso. Allora, estremi di integrazione sono allora quando t uguale a t con 1, x è pari a 0, vedete? Qua ci metto 0. Quando t uguale a più infinito, x è pari a meno infinito. Meno infinito. Quindi questa che cosa è pari? Un mezzo è uguale tau diviso r fa c, ok? Col segno meno, meno, quindi meno un mezzo è uguale per c, ho scritto questo, e poi devo scrivere l'integrale fra 0 e meno infinito di e di x in dx. La primitiva di e di x è ancora e alla x, quindi devo scrivere e alla x a meno infinito, cioè 0, meno e alla x in 0, cioè 1. Trovate? Ovvero un mezzo c è uguale. Scopro quindi che l'energia assorbita dal resistore dell'intervallo t con 1 più infinito è pari proprio all'energia posseduta dal condensatore all'inizio del fenomeno di scarica. Quindi che cosa succede qua? Parto dal condensatore scarico, accendo il generatore. Il condensatore si carica fino a questo livello di tensione, quindi fino a quel livello di energia posseduta, quello che sta scritto là. Dopodiché spengo il generatore, il condensatore si scarica sul resistore, cioè comunica ad esso la sua energia, quindi aveva immagazzinato una certa energia nel processo di carica. Adesso questa energia viene restituita dal condensatore al dipolo resistore, che è infatti là sopra. Chiaro? Quindi questa è la fisica del meccanismo di carica e scarica.
generatore dà energia al sistema durante la carica, sia al condensatore che anche al resistore. Non abbiamo fatto il conto, lo potete fare voi per esercizio. Quindi durante la carica il generatore fornisce energia al condensatore e al resistore. La differenza sostanziale è che mentre il resistore dissipa energia, nel senso che l'assorbe solo, è diciamo un trasferimento unidirezionale di energia, viceversa il condensatore è in grado di assorbire energia durante la carica e di restituirla durante la scarica, quindi fa da serbatoio vero e proprio. E quindi in questo modo riusciamo a scaricare il resistore, scusate, il condensatore sul resistore, cioè a fare in modo che il condensatore dia al resistore la sua energia. Vedremo poi il resistore in grado di dissipare energia sotto forma di calore, adesso lo studieremo, ma già lo sapremo, così è un effetto giallo, e lo vedremo a tempo. Allora, quindi, riassumendo, a parte la fisica della carica e della scarica, no? Volendo diciamo astrarre a livello più generale quello che abbiamo detto, possiamo dire che arriviamo alla soluzione di regime costante quando i generatori sono costanti nel tempo, stata la carica, no? E quando la rete sia opportuna, perché abbia senso la soluzione di regime, chiaramente. Quindi poi lo vedremo, in questo caso il fatto che la costante di tempo tau sia maggiore di zero mi garantisce che arriviamo al regime. Questo poi lo vedremo fra qualche lezione in termini più generali. Quindi, generatori costanti, rete opportuna, questo caso tau maggiore di zero, e poi basta, diciamo così, aspettare un tempo sufficientemente lungo affinché raggiungiamo questa soluzione di regime costante. Tempo sufficientemente lungo, in questo caso particolare, significa almeno 5 volte la costante di tempo. Quindi se sono soddisfatte queste tre condizioni, il generatore costante, rete opportuna, come sempre nei nostri casi avverrà, quindi questa diciamo, andrà un po' sotto silenzio, e aspettare un tempo sufficientemente lungo, arriviamo alla soluzione di regime costante. Ok? E questo è anche il motivo per cui molto spesso ha interesse studiare direttamente la soluzione di regime e non, come abbiamo fatto in questo caso, anche il termine transitorio. Ricordate, il termine transitorio è la differenza tra soluzione complessiva e termine regime. Quindi tutto quello che abbiamo studiato qua è il transitorio sostanzialmente, cioè la situazione transitoria che intercorre tra l'imposizione delle condizioni iniziali e il raggiungimento della soluzione di regime. Quindi dicevo, in molte situazioni non ha interesse studiare il transitorio, la soluzione transitoria, il termine transitorio, ma ha interesse studiare direttamente la soluzione di regime, perché alla fine, a patto di aspettare un po', è quello che troveremo nel nostro circuito. Quindi se io sono interessato alla soluzione nei primi 5 millisecondi, allora io devo ovviamente risolvere il circuito così come abbiamo risolto, ammesso la costante di tempo sia un millisecondo. Ma se io sono interessato alla soluzione in mora, tanto per dire, allora tanto vale studiare direttamente la soluzione di regime, perché la teoria mi garantisce che dopo 5 millisecondi sono al regime costante. Quindi poiché sono interessato a qui a un'ora, non me ne frega i primi 5 millisecondi. Chiaro? Quindi molto spesso, in molte applicazioni, ha interesse studiare direttamente la soluzione di regime, senza passare da questo tipo di operazione. Questo è il tipico esempio delle utenze industriali o domestiche, in cui lì la differenza è che il generatore che noi utilizziamo per alimentare, che so, la lavatrice a casa nostra, è un generatore di tensione che eroga una tensione sinusoidale. Adesso dopo la pausa vi sarà spiegato un po', diciamo, quali sono le grandezze fondamentali per descrivere una sinusoide, si parla di frequenze, valore efficace e così via. Ebbene, la tensione che si preleva fra i due morsetti terminali e la presa di corrente, chiamiamola così a casa nostra, okay. Avete presente la presa di corrente? I due morsetti terminali, a parte quello centrale che vedremo poi più avanti, riguarda la sicurezza. I due morsetti terminali possono essere visti come morsetti di un dipolo generatore di tensione che eroga una tensione sinusoidale. Quindi se io collego la
la lavatrice ai morsetti della presa di corrente, a patto di aspettare un tempo sufficientemente lungo rispetto alla costante di tempo del sistema, arriverò in quel caso ad una soluzione di regime sinusoidale. Quindi se io non sono interessato ai primi secondi, diciamo così, di funzionamento della lavatrice, posso direttamente studiare la soluzione in regime sinusoidale. Ecco perché le soluzioni di regime hanno un'importanza speciale nella pratica elettrotecnica, perché molto spesso è realmente quello che interessa. Quindi quello che noi faremo adesso nelle prossime lezioni, a partire da domani, sarà mettere a punto delle tecniche specifiche per studiare le reti a regime sinusoidale. Le reti a regime costante, le abbiamo viste stasera, sono molto semplici. Basta sostanzialmente aprire i condensatori, il cortocircuito e gli induttori e abbiamo risolto il problema. Quindi niente di particolarmente complicato. Viceversa, per il regime sinusoidale dovremo sviluppare le tecniche ed è quello che faremo a partire da domani.